Ciao a tutti ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video. Video tutorial molto speciale perché, come vedete dal titolo, questo tutorial è per spiegare una cosa a Giuseppe Simone. Allora Giuseppe, so che guarderai questo video, quindi mi rivolgo completamente a te. Allora, come ti ho promesso, ti sto facendo questo video su come mettere in sovrimpressione un'immagine su un video. Prima di tutto ti dirò che il programma che dovrai scaricare, guardando magari un tutorial su YouTube, è Sony Vegas, questo qua. È un programma che a pagamento costa molto, ma craccandolo non costa niente, ovviamente. Comunque io l'ho comprato, giustamente, vabbè, ci fa niente, diciamo che l'abbiamo comprato, così va bene. Quindi, allora, se tu vuoi prendere un commento, le alternative sono due. O hai un programma che ti ritaglia direttamente quello che vuoi, tipo il mio, questo qui. Quindi io basta che faccio nuovo, seleziono quello che voglio e poi faccio salva. Per esempio adesso faccio Mada. Se non hai questo programma, la cosa più semplice da fare è già incorporata in Windows. Allora, dovrai schiacciare sulla tastiera il pulsante che si trova di fianco al cancio, almeno nella mia tastiera si trova di fianco al cancio, e si chiama Stamp Resist. Lo schiacci, vai su... Chi è su Skype? The Danny Lion. Iscrivetevi anche al suo canale. Allora, stavo dicendo, rifacciamo tutto a capo. Schiacci Stamp Resist. Poi vai su Paint, schiacci Incolla e avrai tutta la tua pagina incollata, purtroppo. Per prendere solo il pezzo di cui hai bisogno, dovresti usare lo strumento Ritaglia. Lo ritagliamo il pezzo che ci serve, facciamo Taglia, facciamo Nuovo perché abbiamo tagliato quello che ci serve, non salvare, e facciamo Incolla. Ora avremo tutto il pezzo e avremo comunque uno spazio bianco se lo salviamo così. Quindi l'unica cosa da fare è prendere il foglio di lavoro e portarlo più piccolo. Ok. Poi facciamo salva con nome, facciamo immagine, va bene così. Ora, cominciamo a piazzare un video su Sony Vegas per farti vedere come si fa. Allora, il nuovo inizio. Mention, lo portiamo, è un video a caso che ho preso, lo portiamo su qua. Poi prendiamo la nostra immagine che abbiamo deciso di portare in sovrimpressione, la portiamo sul desktop, su Sony Vegas, sotto. Allora, ti si presenterà così, quindi sopra il video e sotto l'immagine. Se lascerai così non avrai l'immagine, vedi, in sovrimpressione. Quindi l'unica cosa da fare è prendere il 3, la terza traccia, e portarla sopra l'1. Quindi gioco è fatto. Quindi vedrai che ci sarà in sovraimpressione il tuo commento. E vabbè, niente, spero di esserti stato d'aiuto e grazie di aver visto questo video, anche a tutti gli altri. Se avete bisogno dei tutorial, quello che volete, basta chiedere. Ciao a tutti!